Allora, benvenute e benvenuti e come sempre grazie alle colleghe e ai colleghi che hanno aderito a questa seconda delle giornate della filosofia, quest'anno dedicate all'intersezione, ai terreni comuni tra filosofia e scienza. Grazie anche al nostro tecnico che consentirà, come è già successo per la lezione del professor Cesaroni, di caricare la lezione di oggi sul canale YouTube del liceo. Questo consentirà di rivederlo, di vederlo per gli assenti e così via. Allora, oggi la nostra ospite, la dottoressa Sofia Belardinelli, è una dottoranda di ricerca a Napoli, lavora prevalentemente a Padova. Il suo interesse è l'etica ambientale, che tradotto potrebbe significare, in una frase apparentemente semplice, come si sta al mondo. Dopodiché diventa già un problema che cosa noi chiamiamo mondo e anche lo starci e cosa comporta tutto questo. E io credo che sia il caso di darle immediatamente la parola. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie professor De Michele per l'invito, sono molto contenta, per me è una prima volta a parlare in un liceo, quindi innanzitutto vi chiedo scusa se sarò troppo tecnica, perché ho passato troppi anni in università a parlare solo con universitari, quindi se non capite una parola alzate la mano, fermatemi, se vado troppo veloce o troppo piano, insomma. Siamo, diciamo, quasi coetanei, mi piace pensare ancora così, quindi insomma, discutiamone insieme. E appunto io, come diceva il professore, sto finendo un dottorato in filosofia ambientale, mi sono laureata in filosofia, però il mio professore di riferimento è un biologo, quindi sono in una situazione un po' a metà strada. E mi sono interessata alla questione ambientale quando ero sui banchi di scuola come voi, tra i 14 e i 15 anni ho sentito parlare di cambiamento climatico, mi sono cominciato a suonare delle campanelle nella testa e ho cominciato a preoccuparmi della questione, ho letto qualcosa, poi sono iniziate, non lo so, un po' di manifestazioni pubbliche e insomma è un tema che mi ha sempre interessato, e poi quando ho studiato filosofia mi sono chiesta come i miei studi potessero contribuire alla questione e sono arrivata a questa cosa che è l'etica ambientale. Come sicuramente sapete, l'etica è quella parte della filosofia che ci dice appunto come stare al mondo, che ci dice, ci dà una guida per le azioni, e nel caso della questione ambientale, che credo sia una delle questioni più importanti del nostro tempo, dobbiamo proprio capire, trovare dei nuovi modi per stare al mondo, per affrontare un mondo che sta cambiando molto rapidamente. E oggi mi piacerebbe parlarvi appunto di come noi, cioè quali sono le radici teoriche, come il nostro pensiero, il nostro modo di pensare noi stessi in relazione al mondo modifica la nostra relazione con il resto della natura. E appunto parlavamo di cambiamento climatico, crisi ambientale. Le Nazioni Unite parlano di una triplice crisi interconnessa, che da una parte è il cambiamento climatico, vediamo se funziona così. Sì. Quindi cambiamento climatico, questo è uno dei vari grafici che si vedono, insomma vediamo che con l'aumentare delle temperature, in base a quanto decarbonizzeremo, cioè se non decarbonizziamo arriveremo qui con un mondo bello rosso, bello caldo, ovunque, a seconda di dove ci posizioneremo a livello politico, cambierà il nostro mondo, cambierà il nostro futuro, e non sappiamo come sapremo vivere in questo tipo di mondo, perché è qualcosa che non abbiamo mai visto noi esseri umani, no? Un'altra crisi delle tre è la crisi della biodiversità. La biodiversità sono l'insieme di tutte le creature viventi, quindi tutti gli animali, le piante, i microbi a cui potete pensare, stanno tutti abbastanza velocemente declinando, ed è una cosa grave perché da loro dipende la nostra esistenza. E questo dipende da come noi umani stiamo modificando rapidamente il mondo naturale. La terza crisi non c'entrava in questa slide, però è la crisi dell'inquinamento, inquinamento dell'aria a cui siamo abituati tutti noi che viviamo in pianura padana, come è uscito in questi giorni sui giornali, inquinamento dell'acqua,
l'inquinamento delle terre, la plastica, insomma, immagino che sappiate di cosa stiamo parlando. E queste crisi sono una questione certamente politica, certamente tecnica, certamente scientifica. Ai telegiornali vediamo parlarne, non lo so, il capo della Commissione Europea, lo scienziato, è importantissimo, però credo che sia anche una questione profondamente teorica ed è qui che entra in gioco la filosofia. E la questione teorica è, credo, all'origine della questione ambientale, cioè il modo, la radice profonda che ci ha portato a questa situazione è proprio il nostro rapporto con il mondo non umano, cioè nostro, è molto importante fare questa precisazione, non è nostro di tutta l'umanità, perché l'umanità non è un blob unico, ma è una grande pluralità, e noi ci troviamo nel mondo occidentale che ha una tradizione, un'eredità culturale nella quale siamo immersi e che dobbiamo provare a elaborare in maniera critica, quindi ad analizzare ed elaborare in maniera critica. E credo che ci siano almeno due visioni che sono preponderanti, ecco, nel nostro modo di vedere noi stessi in relazione al mondo e il mondo naturale, non umano. Da una parte abbiamo l'idea, che sicuramente avrete sentito, che l'essere umano non solo è separato dalla natura, ma è anche un virus nei confronti dell'ambiente, quindi a un certo punto noi questa cosa che non si sa in che modo è correlata al resto del mondo è arrivata e ha distrutto la natura, che senza l'essere umano sarebbe stata perfetta. E questo è molto legato all'industrializzazione, all'urbanizzazione, eccetera. Sicuramente è innegabile che noi negli ultimi 200 anni abbiamo fatto dei danni evidenti. Dall'altra parte c'è l'idea che l'essere umano fino a un certo punto fosse vissuto in una fantomatica armonia con il resto della natura, armonia che poi è stata, non si sa per quale motivo, dimenticata, e quindi dovremmo in qualche modo tornare a questa presunta età dell'oro. E infatti ho messo l'immagine del pastore perché si pensa, no, a questa età bucolica del passato in cui tutti vivevano in armonia, eccetera. In realtà, se ci pensiamo, entrambe queste visioni, che sembrano molto diverse, hanno qualcosa in comune. E in entrambi i casi presupponiamo di essere separati dal resto del mondo naturale, cioè l'essere umano non visto come una specie che ha una storia evolutiva, che è imparentato in diverso modo con le altre specie viventi, ma l'essere umano come questa cosa culturale, no? Che ha, non so, la musica, il linguaggio, e quindi è essenzialmente diverso rispetto al resto del mondo. E questo viene da una tradizione filosofica di pensiero molto lunga nell'Occidente, appunto, e che è esemplificata secondo me molto bene da questa immagine, che come potete immaginare è molto antica. E è un'immagine medievale che rappresenta come veniva visto l'universo in Europa, l'universo, sì, il mondo, il pianeta, insomma, umano, in Europa, diciamo, centinaia di anni fa, e vediamo una scala, la scala Nature, e vediamo che in basso, qui in fondo, ci sono gli esseri inanimati, quindi, non so, le rocce, il terreno, eccetera, poi salendo piano piano ci sono le piante, poi qui su, un pochino più su, ci sono gli animali, poi qui c'è l'uomo, e qui finiscono, diciamo, gli esseri viventi, mortali. E poi sopra ci sono solo gli angeli e Dio. Quindi c'è un'idea di una perfezione crescente del mondo naturale, e l'essere umano è il punto di arrivo, quindi ciò che c'è di meglio tra i mortali, e sopra l'essere umano c'è solo la divinità, quindi diciamo una sorta di iperuranio. E è un'idea, come dire, che è stata abbastanza frantumata poi dalle scienze, e che però ha avuto un grande impatto nella storia del pensiero, ha plasmato molto il nostro pensiero ed è ancora presente, anche se molto spesso non ce ne accorgiamo. Ovviamente ha una radice teologica, parliamo di un mondo creato da Dio, il creazionismo è stato fino a relativamente poco tempo fa la visione del mondo, in Europa, come nel mondo occidentale, e il libro delle grandi religioni monoteistiche dice l'uomo domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E poi dice all'uomo: siate fecondi e moltiplicatevi,
riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Quindi dice soggiogate, dominate, più chiaro di così, anche se oggi l'interpretazione teologica è diversa, è più una custodia del creato, perché anche l'interpretazione delle scritture si evolve con i tempi, però per molto tempo appunto è stato interpretato proprio letteralmente come una dominazione. E per quanto poi nel tempo il pensiero filosofico si sia secolarizzato, questa visione è un po' passata surrettiziamente anche nel pensiero filosofico e nel pensiero scientifico, che a lungo sono stati collegati. E mi scuso per l'estrema sintesi di questa cosa che rende il tutto un po' generico, però vi nomino solo due filosofi che sono stati pietre miliari in questo passaggio, in questa riflessione della filosofia e della scienza molto collegate a lungo. Francesco Bacone, un filosofo inglese molto importante per la fondazione della filosofia della scienza, parla dell'importanza di conoscere il mondo naturale tramite la scienza e la tecnica, ma nella sua visione la scienza e la tecnica sono utili all'uomo per dominare la natura, per poterla plasmare e usare a suo piacimento. E un altro importantissimo nome in questo senso, nel modo in cui noi vediamo la natura, nel modo in cui noi ci posizioniamo nei confronti della natura, è Cartesio, il quale, come sapete, parla di questa distinzione tra res cogitans e res extensa. La res cogitans essendo solo l'essere umano, perché è l'unico essere vivente che ha un'anima, è l'unico essere vivente in grado di pensare, mentre invece tutto il resto, e quindi tutti gli altri esseri viventi, tutto ciò che è non vivente, è res extensa materia, e quindi innanzitutto c'è una divisione assoluta, proprio essenziale, c'è un muro che separa l'essere umano in alto e tutto il resto in basso. E poi ci sono delle implicazioni etiche molto importanti, per esempio l'essere umano, essendo superiore, può sfruttare tutto ciò che è res extensa, perché la res extensa è ontologicamente inferiore, cioè inferiore per natura, per essenza. E l'idea è che appunto tutto questo si è mantenuto nel corso del tempo, anche quando la percezione della natura o del nostro rapporto nei confronti della natura si è modificato. Tra 800 e 900 piano piano si è dato un valore sempre più alto al mondo naturale, si è dato al mondo naturale il valore di bellezza, il valore di dimensione altra in cui rifugiarsi, soprattutto con l'industrializzazione crescente, si guardava al mondo naturale, alla natura selvaggia, come qualcosa di magico quasi. E tutto questo però, che poi è stato alla base delle prime filosofie conservazioniste, le prime filosofie proto-ambientaliste, mantiene questo dualismo ontologico appunto sostanziale, che vede da una parte gli umani separati dalla natura e dall'altra parte il resto della natura. E se tirate fuori i vostri cellulari, vorrei farvi fare un piccolo quiz, cioè proprio una domanda a risposta singola, per vedere quanto effettivamente quest'idea sia radicata in ognuno di noi. Cioè, la domanda è molto semplice ed è: le foreste pluviali sono ambienti incontaminati? Perché questa domanda? Perché le foreste pluviali, tipo l'Amazzonia, sono la nostra idea proprio per antonomasia di ambiente incontaminato, quel luogo in cui l'essere umano non è mai entrato e si sono mantenute così, e quindi vanno conservate perché sono l'ultimo avamposto della natura prima che venga modificata e potenzialmente rovinata dagli esseri umani. Spero che funzioni. Dall'altro, teoricamente dovremmo iniziare a vedere le risposte apparire. E per foreste secondarie intendiamo una foresta che è ricresciuta su un ambiente modificato dagli esseri umani, quindi tipo un campo agricolo su cui poi ricresce la foresta, quella è una foresta secondaria. Mentre invece, se voi credete che quella foresta non è mai stata modificata dagli umani, parliamo di foresta vergine. Avete risposto? Sì? Avete risposto tutti? Avanti.
sennò lo spoiler. Non lo speriamo. Non lo guardiamo un attimo. Mi sono messo la scienza. Bene, bene. Però c'è un 20% che ritiene che sia, vabbè, io probabilmente li ho creato un po', li ho un po' indirizzato nella risposta. Scusate ragazzi, interrompo solo un attimo per farvi presente. Dirò una sciocchezza che sapete tutti, ma è doveroso, che questo sistema di sondaggio tutela la privacy, ecco perché possiamo certo farlo. E non è la prima volta che vengono utilizzati strumenti di questo tipo a scuola, e quindi non c'è un posto da qualche parte su cui sono segnati i vostri nomi con le vostre risposte, ecco, questo volevo dirvi, sono tenuto a dirvelo per l'assicurazione. Sì, sì, no, esatto, io so solo il numero di risposte, però non so chi ha risposto cosa, quindi direi che ci siamo, le percentuali stanno un po' cambiando, però... Però direi che la maggioranza, insomma, ha azzeccato la risposta, cioè anche se magari sembra un po' controintuitivo, perché noi pensiamo alle foreste amazzoniche come appunto la selva scura, il luogo intricato in cui l'essere umano non si è mai avventurato, perché un po' perché è particolarmente pericoloso, un po' perché è un hotspot, un luogo con tantissima biodiversità, eccetera. Però in realtà, per esempio, l'Amazzonia appunto in Sud America non è un ambiente incontaminato, ma è una foresta secondaria. E ci sono tantissimi studi che lo dimostrano, ne tiro fuori qualcuno, alcuni molto recenti, questo è stato pubblicato a fine 2023 su una rivista scientifica molto importante che si chiama Science, che raccontano proprio come prima della colonizzazione da parte di Colombo dell'America, le popolazioni indigene del Sud America non solo erano entrate nella foresta amazzonica, ma ci avevano addirittura costruito città, l'avevano deforestata e ci avevano costruito campi, e c'erano strade addirittura. In questi ultimi studi hanno trovato proprio una rete di strade, di città che collegavano moltissime parti dell'Amazzonia. E per me questo è interessante perché oggi l'Amazzonia è il famoso polmone verde del mondo che noi conosciamo da questa immagine qui, no? E però questo è il risultato di un'interazione antica con gli esseri umani. Quindi questo cosa ci può dire a livello filosofico? Che forse gli umani non distruggono tutto quello che toccano, che forse in alcuni casi quello che noi consideriamo da proteggere, un ecosistema estremamente complesso, può essere frutto anche dell'interazione con gli esseri umani, che guarda caso sono una specie vivente, così come le api, così come, non lo so, i serpenti, gli alberi, eccetera. Purtroppo abbiamo una visione, non partire, abbiamo una visione ancora, diciamo, molto lontana da questa verità, e sono moltissime anche nella cultura, diciamo, popolare, le narrazioni che guardano alla natura selvaggia come a quel posto da raggiungere, no? Se vogliamo tornare un po' indietro nel tempo, c'è un famoso libro molto bello che si chiama Walden, o Vita nei boschi, che è uno degli inni al conservazionismo, scritto da Henri David Thoreau a fine 800, se non ricordo male. E se vogliamo invece andare un po' più nella cultura pop, c'è questo film che sicuramente avrete visto, se no ve lo consiglio, è bellissimo. Ed è la storia vera di questo ragazzo che si chiamava Chris McCandles, un americano della middle class che si diploma al college, e i genitori vogliono che lui faccia il professionista di successo, gli vogliono regalare la macchina, la fidanzata, insomma una vita normale, però lui non si sente a suo agio in questa vita americana tipica e decide di mollare tutto, buttare via le sue carte di credito e salutare la famiglia, anzi neanche la saluta. Prende e se ne va all'avventura, e il suo obiettivo è andare in Alaska, perché l'Alaska è il terreno incontaminato per eccellenza. Vi volevo far vedere solo un minutino del trailer, perché secondo me racconta molto bene cosa intendiamo noi per natura selvaggia. Thank you.
Allora, il film è molto bello e ve lo consiglio perché è proprio una bella storia come dire, di formazione. Poi vabbè, la storia vera è un po' triste, però racconta molto bene secondo me noi cosa intendiamo per wild, per quello che in inglese si chiama wilderness, no? Che è, noi traduciamo, non abbiamo una parola unica per dirlo, però è natura selvaggia. Quindi quella natura che è naturale in quanto priva di esseri umani, quindi incontaminata dall'essere umano. E questo ha dei, vai avanti. Ha dei predecessori, c'è tutto un pensiero ecologico, un pensiero filosofico dietro. Uno dei primi diciamo, pensatori della wilderness è John Muir, che è un naturalista scozzese che si sposta in America e completamente è molto ammirato dal mondo delle montagne, dagli ecosistemi naturali, vergini, eccetera. È un grande pensatore, molto un pioniere, molto avanguardista. Fonda uno dei primi parchi nazionali del mondo, lo Yosemite National Park degli Stati Uniti. Fonda il movimento conservazionista statunitense, è praticamente un mito per quelli che fanno conservazione ed è anche un filosofo molto fine. Scrive pagine molto belle e una delle sue citazioni che vi voglio leggere è: l'uomo deve essere reso consapevole della sua origine in quanto figlio della natura. Guidato a un giusto rapporto con la natura selvaggia, egli capirebbe di non essere un'entità separata dotata del diritto divino di sottomettere i suoi simili e di distruggere il patrimonio comune, ma una parte integrante di un insieme armonioso. Capirebbe che l'appropriazione delle risorse della terra, al di là dei suoi bisogni personali, porterebbe solo allo squilibrio e causerebbe una definitiva sconfitta e povertà per tutti. Quindi è interessante vedere che lui ritiene che appunto non siamo un'entità separata, ma siamo un tutt'uno con la natura. Quest'idea però viene un po' persa nel corso degli anni e il movimento conservazionista cristallizza un po' il suo pensiero e mantiene, viene un po' contaminato da quell'idea dualistica dell'uomo da una parte e la natura selvaggia che deve essere protetta proprio dall'uomo. E infatti il movimento conservazionista iniziato da lui negli Stati Uniti culmina in una legge, questo è proprio lo Yosemite National Park, questa legge del 1964. Gli anni 60 sono un momento proprio importantissimo per il pensiero ambientalista e questa appunto è la legge che tutti i parchi naturali, che sono tantissimi ovviamente negli Stati Uniti, hanno tantissime aree cosiddette incontaminate, dove non c'è nulla per chilometri e chilometri. Non l'ho tradotto perché va bene in inglese, quindi a wilderness, quindi una terra selvaggia, in contrasto con quelle aree dove l'uomo e le sue opere dominano il paesaggio, è qui riconosciuta come un'area dove la terra e la sua comunità di vita sono non toccate, incontaminate rispetto all'uomo e dove l'uomo stesso è, oh signore, un visitatore che non rimane. Scusate. Capito. Ecco, allora. È un visitatore che non rimane, scusate. E l'idea è che appunto sono naturali, quindi sono degne di protezione solo le aree dove l'uomo passa, però non deve toccare, deve solo guardare e non toccare. Ed è interessante perché appunto si pensa che, vabbè, ve l'ho già detto, insomma. Altro sondaggio. Quanto tempo fa gli umani hanno iniziato a modificare radicalmente il pianeta? Prima non l'ho citato, però avevo scritto in una slide il termine antropocene. Oggi quindi siamo in un mondo dominato dall'essere umano, le nostre azioni hanno avuto conseguenze ovunque, dall'Antartide, che è inquinata, è stato scoperto, fino alla Fossa delle Marianne, che è il luogo più profondo del mare, 7 km di buca nel mare, dove c'è la plastica. E l'idea è: quanto tempo fa siamo arrivati e abbiamo cominciato a modificare il pianeta in modo radicale? Da quanto tempo le tracce dell'essere umano esistono sul pianeta? Secondo alcuni 80 anni fa, quindi verso la fine della seconda guerra mondiale, quando l'industrializzazione è diventata globale. Secondo alcuni con la rivoluzione industriale. Secondo altri con per esempio l'impero romano, l'impero cinese, che hanno iniziato a espandersi
e a costruire le strade, per esempio, no? Grandi infrastrutture, secondo alcuni addirittura 12.000 anni fa con la rivoluzione agricola. Avete votato? Spoilero? Ok, interessante. Seconda rivoluzione industriale va per la maggiore. Però non vale, vi ho visti. Ok, vabbè. Comunque, beh, questo 43% ha ragione. Dipende in realtà, perché se consideriamo le prove geologiche dell'antropocene, diciamo i geologi che cercano qualcosa che rimanga proprio nella roccia, hanno ragione a parlare di 80 anni fa, perché 80 anni fa più o meno sono state esplose le prime bombe atomiche e il cosiddetto fallout nucleare ha lasciato delle scorie radioattive che rimarranno per i geologi di, non so, 10.000 anni nel futuro, che vedranno proprio un impatto nella roccia. Però se guardiamo dal punto di vista evolutivo, in realtà cambiamo la Terra da 12.000 anni. Vi faccio vedere una mappa in cui si vede in maniera chiara. Allora, questa mappa dice: questo è il 2017 e i diversi colori sono i diversi modi in cui le terre sono utilizzate dagli umani. Il bianco grigino sono le terre selvagge, quindi come vedete solo tipo l'Alaska, il polo, qui sotto un pochino, qua che c'è un enorme deserto e la Siberia, insomma le zone polari sostanzialmente che non sono abitabili. Se guardiamo qua su, questo è 10.000 anni fa, questo è l'anno 1, quindi 2.000 anni fa, 1900-1500. 10.000 anni fa, se confrontiamo queste due cose, non è che c'è una enorme differenza, cioè guardate le aree gialle, arancioni, che se guardate qui sono le aree in qualche modo popolate, soprattutto per esempio da chi faceva caccia e raccolta. 10.000 anni fa la gran parte delle terre emerse erano già popolate da esseri umani ed erano state quindi in qualche modo modificate dalle nostre attività. Eppure gran parte delle terre emerse di 10.000 anni fa non è che erano industrializzate, ovviamente. Quello che è cambiato, come c'è scritto qui in questa freccia, è l'intensità dell'uso del suolo, non tanto il fatto che 10.000 anni fa c'erano solo, non lo so, cervi e renne che andavano felici in giro per il mondo e nessun umano, e foreste e nessun umano. Il concetto è che la wilderness è proprio un mito che nasce dalla nostra cultura e non necessariamente rappresenta la realtà. Un mondo dominato dagli umani è molto più antico di quanto pensiamo e quindi non necessariamente un mondo dominato dagli umani è qualcosa di cattivo da cui scappare. Ci sono altri modi, diciamo, di vedere la questione. Questi ambienti, per esempio, sono tutti ambienti che considereremmo naturali, non so se siete d'accordo con me. Sono tutti ambienti italiani, sono zone in cui ho fatto lavoro sul campo, e in realtà sono tutti ambienti molto antropizzati, storicamente. Tipo questo qui è un pascolo, però cioè, noi lo consideriamo qualcosa di naturale, io lo proteggerei con una cosa del genere. Questo qua è lo stesso posto visto dall'alto e visto da dentro, è un bosco dove c'era un pascolo con dei terrazzamenti e qua il bosco sta avanzando. Questo invece è un castagneto, che è un tipo di foresta diffusissima in Italia. I castagneti sono stati piantati dagli antichi romani e hanno modificato completamente il nostro paesaggio, però adesso sono un luogo importantissimo per la biodiversità in Italia. E questi paesaggi, che sono naturali, però si chiamano paesaggi culturali perché sono naturali, però l'uomo ha avuto un ruolo importantissimo nel plasmarli. Quindi c'è una sorta di ambivalenza, no? Perché in questo caso potremmo dire che la specie uomo è un elemento importantissimo dell'ecosistema, che ha modificato l'ecosistema in maniera importante e da cui dipendono per esempio i castagni, cioè quegli esseri viventi lì non sarebbero lì se non ci fossero gli umani. Un altro esempio di rapporto non necessariamente negativo tra umani e non umani è l'esempio delle popolazioni indigene. Questo schema ci dà, diciamo, un po' di elementi interessanti. Ci dice innanzitutto che le popolazioni indigene, che ne so appunto gli indiani d'America o gli aborigeni dell'Australia per esempio, così, sono il 5% della popolazione mondiale, quindi un po' pochini, diciamo. E però, vabbè, qui si racconta
che c'è una questione di giustizia sociale, perché rappresentano ben il 15% dei poveri del mondo, quindi hanno decisamente poco accesso alle risorse, però questo 5% di persone vive e cura, si prende cura del 22% della superficie della terra, e su questo 22% delle terre emerse proteggono l'80% della biodiversità rimanente. Quindi questo cosa ci dice? Che pochissime persone, che però hanno un rapporto molto, molto stretto con il mondo naturale, hanno un ruolo molto positivo per il mondo naturale, perché si interagiscono con esso in maniera positiva, proteggendo, mantenendo la biodiversità. E un'obiezione che a questo punto mi aspetterei è: ok, bellissimo, possiamo essere parte della natura, interagire con la natura, però noi non siamo gli indigeni, e oggi nel mondo succede tutt'altro, cioè ciò che succede di più è che abbiamo industrializzato la maggior parte del mondo, che c'è il sovrasfruttamento, che ci sono problemi di giustizia sociale, quindi ci sono i ricchissimi e i poverissimi che vengono sfruttati, c'è la crisi della biodiversità, c'è il cambiamento climatico, eccetera. Quindi come mettiamo insieme queste due visioni? Secondo me queste visioni, che poi tra l'altro mettono insieme questioni ambientali e questioni sociali, come la questione del colonialismo, questo per esempio è uno zoo umano, la foto risale a fine 800 in Belgio, e ci sono queste persone senegalesi che sono state prese, trasportate in Belgio e messe in una gabbia per far vedere come questa specie di umani, che loro cioè che i belgi colonialisti non consideravano umani proprio come loro, un po' meno umani, vivevano appunto nei loro villaggi in Senegal. Questo è colonialismo, giustizia sociale, sovrasfruttamento delle risorse, distruzione degli ecosistemi, e un'altra questione di giustizia sociale e giustizia ambientale legate sono gli slum, queste orribili periferie, questa è in India, dove ci sono problemi enormi legati a questa sovrappopolazione, no? Queste cose sono sorelle, sono in questo caso colonialismo, industrializzazione e sovrasfruttamento sono fratelli, che significa che derivano tutti da questa diciamo visione culturale antropocentrica, dove però, essendo antropocentrica nel senso occidentale, non parliamo di antropocentrismo inteso come mettiamo tutta l'umanità al centro. Quell'umanità che è messa al centro dagli occidentali è l'umanità occidentale. E quindi intendiamo noi umani, bianchi tendenzialmente, noi umani che abbiamo colonizzato, che siamo superiori perché abbiamo Beethoven, eccetera, eccetera. E, mentre invece, se noi proviamo a uscire da questa visione dualistica, direi molto problematica, scopriamo che ci sono state nel corso della storia e ci sono ancora oggi tanti modi per approcciarsi al mondo naturale. Questo signore qui in mezzo è un pastore che ho intervistato in Cilento, in Campania, nel sud Italia, c'è una montagna, si scia addirittura in Cilento, vicino Napoli, e lui mi raccontava che ha una settantina d'anni, vive in questa montagna, alle pecore, alle mucche, e mi raccontava che appunto nel corso della sua vita quella montagna, quell'ecosistema che lui chiama casa, è cambiato radicalmente, perché gli esseri umani, la comunità che viveva, se n'è andata. E quindi l'ecosistema è cambiato in maniera sostanziale. Lui non ha una visione particolarmente legata all'antropocentrismo, all'industrializzazione, ha una visione molto pragmatica della natura, e ci sono tanti modi di essere umani che sono stati sviluppati nel corso della nostra storia evolutiva, tante esplorazioni, no? E anche tante visioni del mondo, tante visioni della natura. Ci sono alcune popolazioni indigene che per esempio non hanno il concetto di natura. Non la chiamano natura, la chiamano tipo il luogo degli umani, la chiamano mamma, cose del genere, perché non è proprio pensabile il fatto che ci sia un oggetto, la natura, che è una cosa separata dall'essere umano. L'idea è che se noi ci concentriamo su questi altri modi di essere umani, possiamo per esempio entrare nella forma mentis, nel modo di pensare, per cui non solo noi prendiamo qualcosa dalla natura, come accade nel mondo occidentale, noi consideriamo la natura come ciò da cui prendiamo, che ne so, l'acqua pulita, l'aria, il cibo, le medicine, i materiali, in cui il luogo che ci aiuta a smaltire i rifiuti, eccetera, ma possiamo anche dare qualcosa alla natura. Secondo questa visione non esistono solo i contributi della natura alle persone, ma anche
i contributi delle persone alla natura. Quindi, come dicevo appunto per il castagneto, non ci sarebbe il castagneto se non ci fossero gli esseri umani. Quindi sono gli esseri umani che danno qualcosa alla natura. E la cosa interessante di questo schema, a parte tutte le parole che ci sono dentro, è la circolarità. Quindi se noi non ci concentriamo, come nella visione dualistica di cui parlavamo prima, su un polo che è, vabbè, la diversità culturale, quindi gli umani, diciamo, e dall'altra parte, oppure dall'altra parte il mondo non umano, il mondo naturale, ma ci concentriamo sulle frecce, quindi sulle interazioni, possiamo, diciamo, provare a vedere, a concentrarci su una diversa visione del mondo, che è appunto la relazione tra queste due, tra questi due poli, quindi non un polo o l'altro, ma ciò che li collega. E questo ci permette di capire che siamo interdipendenti, quindi noi dipendenti dalla natura, la natura dipendente da noi, in un mondo dominato dall'essere umano da almeno 12.000 anni, e che noi umani siamo ambivalenti, perché nel corso della nostra storia siamo stati sia distruttivi sia positivi. Questo è alla base di una disciplina scientifica che è l'ecologia, che è una disciplina, diciamo, biologica, che studia la natura e lo fa guardando un po', avendo un po' uno sguardo generale sulle interazioni, mi devo sbrigare perché sto arrivando alla fine, sulle interazioni, e quindi guarda non tanto i singoli individui, ma appunto ciò che li unisce. E se trasponiamo questo alla filosofia, abbiamo prospettive tipo l'ontologia relazionale, cioè che descrive il mondo naturale, proprio ontologia, quindi racconta l'essere, l'essenza di ciò che esiste, proprio in base alle relazioni. Quindi secondo l'ontologia relazionale il mondo non è fatto di oggetti, ma è fatto di processi. Quindi le relazioni sono la cosa fondamentale del mondo. Dal punto di vista, diciamo, descrittivo, questo ci permette di passare da questa visione del mondo, scala, linearità, in basso le piante, in alto gli umani, a una visione molto più intricata, no? E quindi abbiamo, per esempio, in una visione di un ecosistema c'è una rete intricatissima di interazioni, per cui non c'è solo l'uccello, il pidocchio, la farfalla, ma c'è l'uccello in quanto è in relazione con tutte queste altre cose, e viceversa. Insomma, nessun essere vivente può star lì da solo. Stessa cosa dal punto di vista evolutivo, però non ho tempo, quindi avanti. E quindi dal punto di vista di etica ambientale, che è la cosa di cui mi occupo, questo ha delle conseguenze, perché se noi ci concentriamo sulle relazioni come fulcro, come guida per l'agire e non tanto sugli individui, da una parte questo ci permette di superare il dualismo, e dall'altra parte quindi di dire che non c'è una differenza sostanziale tra noi e gli altri esseri viventi, perché siamo figli della stessa storia evolutiva e siamo interdipendenti. Dall'altra parte, appunto, questa interdipendenza ci insegna umiltà e responsabilità. Umiltà perché appunto diveniamo da questa, quindi non è che siamo qualcosa di separato che può vivere da solo. Responsabilità perché in questo momento ci troviamo con in mano un potere enorme, qualcosa ci dovremo fare, e se anche la natura dipende da noi, abbiamo questa responsabilità. E vabbè, e qua devo andare avanti perché non ho tempo. Comunque se ne è parlato anche a livello istituzionale, si parla di valori relazionali, cioè diamo valore alla natura in base a come noi entriamo in relazione con la natura. Questo è importante anche da un punto di vista politico. Ultimo QR, mettete una parola sola per dire qual è il valore più importante per voi del mondo naturale. Cioè voi entrate, non so, andate in montagna, perché ci andate? Perché vi divertite? Perché per voi è utile? Perché per voi è bello? Ci sono tantissimi tipi di relazione con cui possiamo, però non copiate quelli che ho messo io, quelli erano solo esempi. Vedo tutti i valori molto belli e molto, diciamo, teorici, no? Molto spirituali, non ci vedo utilità.
cioè non è che vado per trovare nuove piante medicinali, per dire. Okay. Beh, ci sta anche il divertimento, perché no? Why not? Ok, vado un attimo avanti e ci torno tra 2 minuti, perché tanto la riguardiamo questa. E l'idea è che appunto se noi possiamo guardare a questa relazione, possiamo trovare un benessere comune, perché ci sono diversi motivi per cui possiamo tutelare la natura. E secondo quello lì che aveva fatto le mappe globali prima, quello scienziato lì, lui dice che il destino di ogni forma di vita su questo pianeta, inclusa la nostra specie, dipende da se le società umane riusciranno a plasmare i paesaggi culturali in modo da sostenere nel modo migliore possibile sia le persone sia il resto della vita umana sulla Terra. L'idea è che appunto abbiamo una responsabilità molto importante, e cambiare il modo in cui noi vediamo il mondo naturale e in cui noi vediamo noi stessi in esso può essere un punto di partenza per tenere insieme i nostri valori e il valore della natura. E un'idea è quella di concentrarci sulla reciprocità. E c'è questa scrittrice che è una ecologa, quindi una scienziata, però è anche una donna indigena, americana, che ha scritto un libro bellissimo che si chiama Braiding Sweetgrass, che ancora non è stato tradotto in italiano. E lei dice, appunto, ha questa eredità dai suoi nonni, dai suoi antenati, di vedere la natura come qualcosa di cui lei fa parte in maniera molto sostanziale, e dice che è la percezione umana a rendere il mondo un dono. La generosità è al tempo stesso un imperativo morale e materiale, soprattutto tra le popolazioni che vivono a stretto contatto con la terra, dove il benessere di uno è legato al benessere di tutti. E secondo questa prospettiva la ricchezza è misurata non in base a quanto si può prendere, ma in base a quanto si ha da donare, quindi give back, no? E l'idea è che appunto in un mondo dove sai che la tua ricchezza o la tua povertà dipende dalla ricchezza o dalla povertà, in un certo senso dalla salute dell'ecosistema nel quale tu sei, sei tanto ricco quanto puoi dare indietro, quanto puoi essere reciproco. Quindi, pensando a questo, l'idea sarebbe cosa vi verrebbe da aggiungere, se vi viene da aggiungere qualcosa, insomma. Bello, perfezione. Beh, anche le zanzare hanno un diritto di esistenza. Bene, io volevo solo provare a farvi riflettere su questa reciprocità, sul fatto che diversi valori possono coesistere, e che noi prendiamo qualcosa ma possiamo anche dare qualcosa, e che l'etica ambientale ci può dare una guida un po' in un mondo in rapido cambiamento. E quindi niente, direi che ho concluso anche in anticipo rispetto alla... Esatto. Grazie ragazzi per l'attenzione. Ci fermiamo 5 minuti anche per consentire il cambio delle classi, e poi nella seconda parte sarebbe bello che fosse un dibattito e non una lezione a senso unico.